the archaeologist who digs back into the past to unearth more horror than the human mind can bear. Quatermass, the scientist, who comes face to face with 5 million years of terror. Rooney, it's Barbara. She's the one. Get down here, quick. She can see into the pit and knows the terrifying truth. Oh, man. Londra, 1967. A Hobbs Lane, i lavori di ristrutturazione della metropolitana portano alla luce i resti di ancestrali ominidi, precursori dell'Homo sapiens. Ma accanto ai teschi dei nostri progenitori, viene rinvenuto uno strano veicolo, identificato come un'arma segreta nazista della Seconda Guerra Mondiale. Solo il professor Bernard Quatermass sembra essere convinto che si tratti di un vascello spaziale, ma nemmeno lui può immaginare le incredibili ripercussioni di questo ritrovamento. Questo è il primo tentativo di ricostruzione sulla base di quanto abbiamo trovato fino ad adesso. Pelle e muscoli sono immaginari. Il personaggio del professor Quatermass si deve alla fantasia dello scrittore Nigel Neal, che introdusse il pubblico britannico alle gesta dello scienziato in The Quatermass Experiment, uno sceneggiato trasmesso dalla BBC nel 1953 e interpretato da Reginald Tate. La trama è incentrata sul primo volo spaziale, reso possibile dalle invenzioni di Quatermass, ma i risultati non saranno quelli sperati. Primo assaggio di fantascienza adulta per la platea televisiva d'oltremanica, The Quatermass Experiment ottenne grande successo. Due anni dopo, la Hammer Films produsse L'astronave atomica del dottor Quatermass, versione cinematografica con l'attore americano Brian Dunleavy nel ruolo del protagonista. Sempre nel 1955, Neal scrisse la sceneggiatura per Quatermass 2, nuovo capitolo televisivo con le avventure dello scienziato a capo del programma spaziale britannico. La parte venne affidata a John Robinson, che sostituì lo scomparso Reginald Tate. There's no spread of radioactivity outside the shielding. Does that help us? No. Anche questo sceneggiato fu trasposto per il grande schermo dalla Hammer con il film del 1957 I vampiri dello spazio, in cui Brian Dunleavy riprese il ruolo di Quatermass. Per il terzo sceneggiato della BBC dedicato a Quatermass, il ruolo passò invece ad André Morel. Con Quatermass and the Pit, trasmesso dalla BBC a cavallo fra il 1958 e il 1959, la saga raggiunse l'apice del successo di pubblico. L'ultimo episodio fu visto da oltre 11 milioni di telespettatori. La versione per il cinema prodotta dalla Hammer, ovvero L'astronave degli esseri perduti, venne sceneggiata dallo stesso Neal e ricalca fedelmente l'originale. Il quarto e conclusivo capitolo della saga di Quatermass sarebbe stato trasmesso nel 1979 dalla ITV, che ne approntò anche un montaggio destinato alle sale cinematografiche. Bernard Quatermass. Parlando dello strano cognome scelto per il protagonista delle sue storie, Nigel Neal affermò di averlo trovato casualmente sfogliando l'elenco telefonico di Londra. Non è invece mai stato spiegato come Quatermass possa chiamare Pentacolo il simbolo presente nel vascello alieno di L'astronave degli esseri perduti. I film su Quatermass furono distribuiti negli Stati Uniti con titoli molto diversi da quelli inglesi. The Creeping Unknown e Enemy from Space sono quelli dei primi due film. L'astronave degli esseri perduti è invece noto negli Stati Uniti come 5 Million Years to Earth, ovvero a 5 milioni di anni dalla Terra.
A distanza di 4 decenni, L'astronave degli esseri perduti viene giustamente ricordato come uno dei film più interessanti tra quelli espressi dalla fantascienza inglese degli anni 60. La storia, che mescola abilmente l'idea di un influsso alieno sulla nostra evoluzione, temi apocalittici, teologici e una buona dose di suspense, ha ispirato numerose produzioni successive, da 2001 Odissea nello spazio a Mission to Mars e in particolare X-Files. Tale è la fortuna del personaggio di Bernard Quatermass presso il pubblico inglese che la BBC ha realizzato nel 2005 una nuova versione di The Quatermass Experiment. Interpretato da Peter Fleming, David Tennant e Mark Gatiss, il programma è stato trasmesso rigorosamente dal vivo, proprio come l'originale degli anni 50.